Non solo non mi piaceva leggere, ma non leggevo perché avevo un altro grande amore che era la musica. Amavo la musica e la chitarra, suonavo la chitarra. Il mio primo progetto era di diventare un chitarrista. E infatti ho scelto il liceo scientifico anche perché non volevo dedicare molto tempo alla letteratura. Litigavo amabilmente con la mia professoressa di italiano, che adesso invece mi segue con grande affetto in questa fase della vita legata alla letteratura, perché dicevo: siamo un liceo scientifico, noi dobbiamo studiare fisica, matematica, noi non dobbiamo studiare letteratura, latino e così via. E quindi leggevo molto poco. Ricordo però un aneddoto che invece in famiglia mio fratello mi leggeva prima di andare a dormire dei libri, Borges, un periodo Tolkien, diceva: leggi, ascolta, ascolta. E lui mi leggeva questi libri la sera e io mi addormentavo. Eravamo in stanza insieme, come fratelli, e mi addormentavo e non lo seguivo mai. Quando dopo invece, penso al primo o al secondo anno di fisica, esploso il bisogno, l'amore per la letteratura e per la lettura, sono andato a riprendere quei libri che in qualche modo erano rimasti, anche mio fratello aveva seminato un po' questo mondo fantastico di Tolkien, questo mondo poetico di Borges, e sono riemersi piano piano, sono riemersi e mi hanno, come dire, poi accompagnato. Fino a 18 anni io leggevo veramente molto poco, solo quello che c'era da leggere per andare bene a scuola.